Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, Balogun, Morata, Taremi, Beto. Adesso ne parliamo, valutiamo bene la situazione. Prima però ragazzi, una cosa sola. Scaricate l'applicazione gratuita di Numero 10 perché oggi il video post partita dell'amichevole che giocherà oggi l'Inter alle 19 lo troverete sull'app gratuita Numero 10. Quando una cosa è gratis, viviamo in un mondo dove devi pagare la televisione, devi pagare per vedere le partite, devi pagare tutto. Quando qualcosa è gratis, io ce l'ho qui nel mio telefonino, l'app è lì, è gratis. Voi la schiacciate, dentro ci sono tutte le notizie di calciomercato, poi qui in basso c'è, cliccate su video, c'è la sezione video. In alto c'è sezione media house, influencer e redazione. Io sono in quella del mezzo, influencer, trovate i miei video, trovate, e non trovate solo i miei, perché insomma ci sono tanti content creator. Quindi se vi va, link nel primo commento, vi lascio il link nel primo commento, scaricate l'applicazione gratuita di Numero 10. Allora, Beto, Morata, Balogun, Taremi. Ho fatto come quelli che quando non conoscono un giocatore, visto che comunque il 90% delle persone, degli utenti sul web conosce perfettamente Balogun, io sono ignorante ma almeno lo ammetto, gli altri tre li conosco, ma sono andato a vedere anche un po' gli skills, le immagini, le azioni di Balogun. Balogun dei quattro citati è il più futuribile, termine che adesso va di gran moda e si usa tantissimo. Futuribile perché è il più giovane della batteria, è un domani il più vendibile, è quello che può acquisire più valore, costa tanto ma se esplode può averne anche di più. A me sembra abbastanza una seconda punta. Sembra tanto una seconda punta. Partiamo dal presupposto che io sono molto old style in queste cose. Nel mio attacco perfetto gli attaccanti sono 5, noi ne avremo 4. Nel mio attacco perfetto gli attaccanti a disposizione sono 5, io mi terrei sempre dalla parte del sicuro. Ma con 4 nel mio attacco perfetto io tengo sempre 2 prime punte e 2 seconde punte. Boh, così se si fa male uno c'è l'altro, se si fa male quello c'è quello. A oggi l'Inter ha Lautaro, che non è una prima punta pura, ma ha dimostrato di saperlo fare. Correa, che non è una punta proprio, non è una prima punta, non è una punta proprio. E Thuram, che non mi sembra proprio la classica prima punta. Poi nel gioco di Inzaghi, diciamo che in passato la prima punta di peso vera e proprio magari non è neanche servita, perché lui ha giocato una vita con Immobile, che è una punta un po' atipica, una punta un po' particolare. Non è il pennellone grande e grosso che si piazza là, allarga i gomiti, quindi... Però diciamo che io una bella prima punta, grande e grossa, preferirei averla. Il lavoro di prima punta, Lautaro ha dimostrato di poterlo fare in passato. Preghiamo che Lautaro stia sempre bene, perché nel caso in cui poi la sfiga che ci vede sempre benissimo dovesse capitare un problemino a Lautaro... Sai, magari poi ti trovi con una batteria di seconde punte, tutte che girano, ruzzolano là davanti in giro e poi non la butta dentro nessuno. Balogun mi sembra una bella seconda punta. Mi sembra un attaccante di movimento, un attaccante veloce, però pare non essere proprio il preferito di Inzaghi. Pare, dicono, si vocifera. Io sapete che le cose quando le so ve le dico, quando non le so... Sono sempre molto onesto e molto sincero in queste cose, quindi come vi ho detto che Balogun non lo conosco, leggo pare che Inzaghi non abbia il pallino di Balogun, un pallino che però sembra avere la società e ausilio soprattutto. Quindi per questo motivo si sta lavorando molto su Bungalov, Balogun. Morata pare essere il preferito di Inzaghi, però pare non essere proprio tanto il preferito della società, perché Morata è un giocatore che se te lo metti in casa poi non lo vendi più, perché ha 31 anni, vuole un ingaggio pesante, e fra ingaggio e costo del cartellino, che è non meno di 20 milioni,
ingaggio lordo e cartellino, viene fuori un'operazione bella, bella, bella sostanziosa, sopra i 50 milioni sicuramente, tra i 50 e i 60 milioni. Quindi viene fuori un'operazione bella, bella sostanziosa, però Morata è un attaccante che non segna caterve di gol, però tatticamente è molto intelligente. È un attaccante simil Dzeko, un po' diverso da Dzeko, ma simil Dzeko, che gioca con la squadra, aiuta, fa gli assist, crea gli spazi, e avendo comprato l'Inter adesso tanti centrocampisti che hanno nel pedigree l'inserimento in area, un attaccante come Morata può essere di grande aiuto al gioco corale, alla manovra dell'Inter, e questo è il preferito di Simone Inzaghi. Veniamo a Taremi. E Morata comunque lo conosciamo tutti, l'abbiamo visto tutti, sappiamo tutti i pregi e difetti di Morata. Taremi è un altro giocatore che lo conosciamo perché comunque gioca in una squadra che, al contrario di Balogun, che comunque ha giocato nel Reims, con tutto il rispetto per il Reims, io veramente quando vedo gente che pare conoscere anche i peli del deretano di Balogun, ma che cazzo guardavi il Reims? Il Reims lo guardano i tifosi del Reims e gli osservatori che vanno in giro a guardare i calciatori. Punto. Un amante del calcio normale, un tifoso di calcio normale non guarda il Reims. Quindi tu è inutile che mi vuoi convincere che conosci Bungalow. Punto. Punto. Non ti credo. Non mi interessa, non mi interessa. Bungalow lo conoscono gli addetti ai lavori, gli osservatori, quelli che vanno in giro a guardare i calciatori e i tifosi del Reims. Già i tifosi dell'Olympique Marsiglia o del PSG non lo conoscono, ma non lo guardano il Reims. Chi cazzo lo guarda il Reims? Non mi fa imbestialire sta cosa. Taremi giocava nel Porto, la Champions League, bene o male, la guardiamo. Taremi è già un giocatore un pochettino. Nessuno guarda tutte le partite del Porto, però Taremi è già un giocatore che si conosce un po' di più. Ha le caratteristiche che dicevo io della prima punta. Io su queste cose sono sempre un po', vado anche sempre un po' di luoghi comuni, sbagliando delle volte, eh. La prima cosa che mi viene da dire di Taremi è: ma un iraniano buono a giocare a pallone, Usama i vest. Buono, buono, intendo, non discreto. Usama i vest. Però non è malaccio Taremi. Anche lui ha una certa età, insomma, mi pare che abbia 30-31 anni, costa più di Morata perché il Porto ne vuole 30, ne vuole 30. Tecnicamente non è malaccio per essere una punta grande e grossa, secondo me potrebbe avere delle caratteristiche interessanti per il nostro attacco, però io lo vedo un po' più defilato, nel senso che secondo me o pigliano Bungalow o pigliano Morata, staremo a vedere. Però Taremi è una Cansukur un po' più forte, ve lo ricordate a Cansukur quando è venuto? Cansukur un po' più forte, dai, Cansukur un po' più forte. Beto è quello che conosciamo meglio perché ce l'abbiamo in casa, insomma l'abbiamo visto con la maglia dell'Udinese, un bel attaccante, forte fisicamente. Però sai, sono quegli attaccanti che dici sì, un conto è giocare nell'Udinese e un conto è giocare nell'Inter, nel Milan, nella Juve. Come vi ho detto anche in altri video, di questi quattro, chi veramente mi gasa di brutto non c'è. Poi, chi prendiamo, avrà il mio appoggio come l'avrebbe avuto Scamacca inizialmente nel caso fosse venuto. Perché l'appoggio iniziale ci vuole sempre, il giudizio deve darlo il campo. Poi se il campo dice che fai cagare, si farà come si fa con Correa o come Gagliardini, si dice hai fatto cagare. Però se il campo invece dà risposte anche magari inaspettate, lo si dice. Quanti si sono ricreduti su Darmian, che non lo voleva nessuno. Adesso Darmian è intoccabile, è l'idolo di tutti, gli vogliamo tutti un bene della Madonna, quindi il giudice supremo deve essere sempre il campo, mai essere prevenuti all'inizio, a meno che non ti chiami
come quello lì che abbiamo preso dalla Juventus, che non posso nominare, che chiamerò il colombiano, che anche se dovesse fare 40 partite buone quest'anno, mi starà sui coglioni lo stesso. E ve lo dico già adesso, lì sono prevenuto, perché purtroppo c'è un passato indelebile, incancellabile, in una squadra innominabile, che proprio non mi sono fatto andare bene contro, figuriamoci se mi faccio andare bene questo. Figurati! Anche se sono convinto che farà bene, che potrebbe far bene, perché comunque i mezzi li ha, e soprattutto su quella fascia la concorrenza se la gioca con un giocatore molto più giovane di lui, ma tecnicamente e tatticamente più scarso. Quindi secondo me le possibilità che faccia bene ci sono. Detto questo, vi ricordo, dopo la partita Inter-Salisburgo di oggi, cliccate il link nel primo commento, scaricate l'applicazione gratuita di Numero 10, oggi il post partita lo faccio lì, lo faccio, mi raccomando, anzi vi faccio rivedere come si fa, perché in giro ci sono dei boomer come me. La mia app di Numero 10 è questa qui, è lì, e ci clicco. E qui c'è la sezione video, vedete, trovate tutti i video, trovate la sezione video, è qui in basso. Poi c'è la sezione news con tutte le notizie di calciomercato. Adesso ecco, eccole qua. Qui poi ci sono anche tutti i calendari, le partite, trovate un sacco di cose interessanti, è gratis, la mettete lì, fate come faccio io con le app. Io di app non ne ho tantissime, le scarico, le mettete silenziose, perché se non le mettete silenziose vi rompono i coglioni le app. Arrivano sempre le notifiche, e mettete lì silenziose, quando avete 5 minuti liberi, vi mettete qui sul divano, vediamo cosa ha detto oggi quel coglione di Mastrangelo, tac, e vi guardate il video di Mastrangelo, oh, vediamo le notizie di calciomercato oggi, tac, e vi guardate le notizie di calciomercato, e siete dei signori, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare, ciao!